aprirsi e metteva le patate e ne venne anche a noi, mi ricordo che ne insegnava come metterle, che si mette davanti e dopo si fa il pass con l'altra, che avrà 10 anni, quando che fegumi, penso, no, 10 anni, e ne deva la cesta con zoppoche perché sennò le pesava e se menava le patate, quel sì, e le patate che le tagliava quasi sempre perché così ne comprava di meno. Probabilmente perché bastava che fossi butti da una parte anche dall'altra e metterle dritte, non buttate solo, bisognava metterle dritte col taglio. Ecco, quel sì, mi ricordo dopo primavera, oltre quel 4. E fra le 2 e le 4, e i giorni bei come che adesso, se era una giornata bella, se ne va in campagna a tirar su le sarmente. E se feva i mucciati che dopo le legava, noi le toglieva su e gaveva nel coso che era l'ora, la vedeva dalla corriera che ne aveva Ranz, la sentiva suonare sulle curve e allora mollava lì e ne veniva a casa e ne veniva a scuola. Beh, ne mandava giù, non so, quell'oretta, penso, non lo so, penso che non aveva gli orologi, perciò. Quell'oretta, primavera, non so, sarà sta marzo. Pasqua, ecco, Pasqua mi ricordo che la ne comprava gli ovetti. E, mi ricordo che era piccolotti così. E mi ricordo, siccome non mi faceva nettare la camera su, me la faceva sempre fare a me. Quando ero su alta, cominciava a cercare. Si vede che diceva, lei compra, la diceva che la ne regala io, mi vedeva, se la vera. E che trovavo. Quei 2 o 3 anni che trovavo che la nascondeva dentro le robe, ecco quel mi ricordo gli uomini sì, nelle toleva, ma Cioccolata. era quegli ometti, va così col ciuffetto, ma a 3-4 noi più piccoli, penso a tutti, no. Gli uovi, ecco, no, la ne incoloriva anche a mia mamma, con le foglie delle cigole e dopo con qualcos'altro, perché l'era dei 2 colori, non mi ricordo l'altro. Noi putelotti, non mi ricordo di aver fatto i riaroffi. Forse i putelotti giù basso, in despiazzale, mi ricordo che cominciava a cigonare, e l'offle mio, e lo ciapa mio, quelle robe lì, però ricordarmi il mi, no. E maggio l'era sempre incesa la corona, sì. E l'era anche molto sentita, che ne era tanta gente. Anche i putelotti. Beh, quelli forse lontani, noi veniva qui dagli Oliveti, forse, ma noi lì del paese. L'era anche bella piena come Cesare, anche per la corona, sì. So che cantava sempre le canzoni della Madonna, me le ricordo tutto il maggio se ne va. Perché dopo gli aveva cominciato invece a farle, siccome gli aveva messo la Madonna negli anni 60, gli ha portato la Madonna su in che era il rifugio, e se ne va la sua, a dir la corona. E se ne va in giro, se fermava a giovarsi, a nascondersi a volte, e magari se l'era ancora un po' di, però siccome dopo era qui che mi aspettava a casa, perché era più facile che ne sa i putelotti e la gioventù e anche qualche anziana, la gente che lavorava tutto il dì, non è che mio papà penso veniva la corona, non mi ricordo, no? Nel senso che se uno sta nei campi tutto il dì, non è che si cambia per la corona, lo penso, no? Partiva in fora, sì, tutti nel gruppo a farsi un po' di casini, e al mio ritorno, siccome cominciava a far notte, c'erano sade lucciole, c'erano i prali sotto a venire dentro, c'erano gli orti e il pra sotto, e c'erano le lucciole dappertutto, che correva dentro, io le ciapavo, non ciapavo, no. Comunque che correva dentro, quel sì mi ricordo, e sa, ogni tanto sentivi urlare, venire a casa o no, perché ne perdevi a giocare. Logico, quando che ti segni il 5, 6, 7 è più facile fermarsi che quando ti senti solo. Ecco, questi mi ricordo le lucciole, quelle me le ricordo bene perché ne era tante, proprio tante. E la sera così, che il maggio era già, ma quando veniva in ritorno era già più scuro. E allora ne cominciava a vedersi. Il maggio, che avevano i prati, sa qua fai che feva, per 5 vacche bisognava portarne. Praticamente era i prati e serviva per dare da mangiare alle bestie. E allora noi a maggio cominciava a tagliarlo. I primi anni li tagliava a mano. Dopo mio papà mi ricordo che era stato uno dei primi che l'ha tolto la
la cosa da segare, la teneva a mano, però la segava, non so, quel metro e mezzo, 2 metri, non so, che allora resta un po' così. Quante restelate, correste là al piccolo, così che non te finivi più. Dopo aveva anche la tocca il grant de fer, che però bisognava tirare. Comunque, restelate tante, perché bisognava andare a aiutarvi a buttare dentro, quando che io, prima quando che bisognava sparpagliarlo, quando che lo metteva, quando lo tagliava. Dopo rigirarlo una giornata dopo, insomma 2 o 3 volte sicuro. So che diceva mio papà, mi ricordo che era in fondo e non arrivava in cucina, era nel 2-3 perché ci teneva. E lo so che aveva 12 anni, 12, 12 forse 13. E giravo e dicevo, che stracca, che diceva. E allora mi fermo sulla cantilena, che stracca, che son, che fan, che sei, dopo che gatta ancora. Avevo lavorato tanto questi anni. Perché questi anni nella sala caggiugare, perché no, lei ha detto no, nella sala caggiugare, però se c'era da fare bisognava andare. A volte il tagliava, il tagliava per verte un po', che lo metteva dentro il sema, perché dopo gli metteva anche estrametti per le bestie. Dardo molto vicini che c'erano gli estrametti, che gli terzava il sema. Ah, un'altra roba, gli metteva il tabacco da noi, quando era puterota. Mi ricordo che intanto veniva la finanza e gliele contava fuori, se no veniva e gliele contava fuori, gliele vedeva e se le smetteva, dopo gli tirava su, gli chiamava Zarir da noi, gli chiamava per tirare dentro al pe, che gli feme Davvero? noi anche a quella, a volte, lo stemma lui, con le restesse che tirava dentro alla pianta. E dopo, fa per l'istà, non mi ricordo bene. Fa per l'istà proprio. Mi ricordo che se ne va dentro, intanto bisognava cimarlo, che aveva un bel fior rosa. Bisognava cimarlo perché così veniva pure sotto. E dopo se le toglieva giù sempre a toc, non si finiva turno. Setteva 3-4 foglie, se ne va dentro in gattona, allora tolle giù. E bisognava mettere tutte le giuste ben. E dopo le toglieva su mio papà, gli metteva dentro delle. Noi che chiamiamo base, chi che chiamiamo linzoi. E se metteva del ben, che deve essere, gli pesava da matti, so che veniva a torghe e se le portava via qui, perché a volte le portava anche giù pietra Grazie. e anche dentro a Tion, Ghera, la Masera e anche a Chezzola. Gli ultimi anni le portava tutti a Chezzola. E praticamente mio papà le metteva in campo solo, non ho mai viste più nel campo, so sarà sta 8 decibine, ma da 100 metri. Ecco, quella ha fatto diversi anni, ma quella anche fa per l'istà, penso che gli mettevano primavera, non lo so, perché gli fa anche presto a venire, penso, perché è una pianta che, non so, non, la gappa a foglie, non è che la gabbia da farlo. Sì, guarda, guarda. Dopo le era un po' più piccole su e su, ma le prime in base era così. So che mia sorella andava ancora a lavorare la tabacchiera, che gli infizzava. Quelle le feva, le formente dell'orzo e dopo le patate invece metteva il formento, gli aspettava un po' e lo sistemava e dopo le patate che anche quelle le sa sta in agosto, un a settembre forse, le patate le ultime. So che le resta perché ne vengono vestiti, anzi in campagna la terra è molto morbida, non teneva neanche, ne vengono dentro gli scorzi della terra. Dopo le patate, i feva gli arava e gli assomenava il forment e l'orzo. Perché i miei feva sempre l'orzo perché si adoprava per la colazione della mattina. So che di quelli ne metteva solo da un campo e magari dell'altro ne metteva 3 o 4, non so. E aveva la macchina però. Praticamente la tirava sì, ma aveva le righe proprio, quelle a mano. Perché a Sarca li aveva fatti i contadini. Una società perché gli aveva tolto i trattori, gli aveva tolto quella macchinetta lì da sominare, gli aveva tolto per quella per nettare i fasoi, gli aveva tolto diverse robe che le dopo la crautera, che così se la passava un con l'altro. Era proprio una società extra perché lui l'Irrigo, intanto l'aveva fatta negli anni 60, mi pare, quel della campagna proprio. Ma quel dei prati l'era a scorrimento, che dopo l'ha tolti via i prati e ha fatto tutta campagna. Ma fino agli anni 40,
quasi 70, che era i Prati proprio, che i Prati anche gli era dei contadini, non le teneva la cosa, no? L'acqua era scorrimento che gli aveva formato come nella ghiaia che veniva fuori dal defor della rosta, lì sotto, dove parte come si chiama, dal ponte, lì sotto che era proprio un laghetto, e da lì partiva, che ne vasò dei prati, l'acqua proprio a scorrimento. Quindi diceva sempre di non andare al laghetto, perché era un po' pericoloso, perché forse la veniva fuori anche veloce, non lo so, perché mi fra adesso che neva di me, no. Ma lei era già stata, mi ricordo che noi nei prati, quando chi faceva il fen, ne mangiò quelle pei, già stata, mi ricordo quando che nel 60, che stanno anche se ne su da una mesia, era la moglie di un fratello di mio papà, e era sul ghetto sul cima. Praticamente si è andati su 3-4 dì, perché pareva che, siccome veniva fuori un bus, che dopo l'ha messa a posto, veniva fuori l'acqua lì, e aveva paura che sfondassero. E so che noi ne avevamo mandati su da mesia, tutti rotti, erano 3-4, 5, non so, se ne su diversi dì da mesia. Liga dei merli, se guarda bene, quando si fa la curva che gli ha fatto il ponte, dopo che le cascale era qui, Sì, da qui l'ha fatto così. sì. Noi venivamo in via, che chiamava il Pascolo, ne veniva in via a guardare il sarca che veniva fuori, che era pien pien proprio. E quella volta lì mi è restato impresso, perché veniva fuori proprio scuro, e in casotto e feva. E si sta lì su un po' di dì, dopo si è tornati a casa, che dopo gli ha messo a posto lì, il tocco lì, dopo gli ha sistemato. Dopo altre robe in primavera, boh. Mi ricordo che il main metteva sempre tre de formè sicuri e un de ordo. Che l'ordo la più lunga lì, e il formè no, le aveva piccola. Lo batteva con quel. Quando si batteva, so che davanti stava mio fratello che tirava fuori le balle, che lì era già coso. E mi ha tirato fuori la pula. Mia mamma le era dedrio al coso, che quando però era piena il sacchetto, era dedrio aiutarle. Dopo, quando che era mia sorella, allora fa l'ore, ma mi ricordo del mio. E sora, che era mio papà, che gridava sui mazzi, era i famalani da Stravin, da Brusin, da dove erano i famalani, noi che chiamavamo. È sempre venuto quelli a battere, sempre. Magari era pieno così, perché poi tutti a sacca che aveva. Chi che aveva le stalle, chi che aveva le cose, tutti che aveva sia il formento. Noi metteva tanta caorza, perché la mattina che tostava nel masnin, Madonna, qualche notte stanca di quelle stalle tira. E dei masna, lì sul fuoco. E dopo la mia mamma la metteva una carta come si chiamava, le oleate. Sa che se il nevator qualcosa gli chiedeva la carta oleata, e la teneva mia mamma, che la metteva fuori e la metteva sulla storia di dire. Che dopo radunava del barattolo. E loro glielo facevano anche a spese, perché poi erano in tanti. Mi ricordo che la cosa del caffè l'aveva sempre lì sulla fornella, perché la beveva anche come dissetante, che a mio papà mi ricordo, il caffè. Anzi, quando che si dava, sia il formè che il coso, ne faceva portare, perché le veniva prestissimo la mattina per il calcio, no? E fa per le 8 le 9 che portava. Mi ricordo che la faceva su in fiaschetto, e la che metteva giù, mi ricordo, il latte e l'off, sbattuto, il latte, l'off e il caffè. La faceva su tutto il mescolone da portargli da bere, poi a segare tutto il dì. Poi mio papà, che era quel che le faceva 2 metri, perché era di quei che si sentiva bravi, ma no, era vera, era anche grande, forse era meglio. So che gli faceva le gare, fra di loro se le diceva, le fa pure l'arco mica ti. Mi ricordo che quando ero più grande, ne mandava giù a torre con i ceretti di metalli, di zinco, cos'era, non so, che pesava già qui. Siccome a tagliarli anche ne manterra tante spighe, ne le fegato su, ma i miei ne le fegato su perché per metter dentro, per darmi alle galline, per non salire del campo, che ne mandava giù che aveva il socco ai miei, i soccoletti. E mi ricordo che ne sbusava i pei, perché In non te via sei su dentro. grido, e siccome i spuntoni erano abbastanza, tagliava abbastanza, dopo l'orso si metteva,
in campo di verdure metteva il capuccio, le verde, i pori, il sedano, e le carote rosse, quelle lì, carote rosse. E gli metteva in campo di verdure che dopo l'autunno le toglieva su e le improvanava nell'orto. Le toglieva su proprio con la terra e faceva un canale e le metteva giù e dopo terra e canale e gli chiamava improvanar perché così le aveva vicino a casa e le restava buone perché le era lì impaccate una vicino all'altra e le tirava sopra le dase. I crauti, faceva i crauti e buoni, Sì, però un sì. po' di capucci che le teneva fuori e le verde specialmente che ne metteva tante. Anzi, a volte gli faceva proprio un quartel sopra, un quartel che batteva giù e gli faceva cose che metteva sopra i strami, che teneva calte come si dice, tutta la verdura sotto. All'una e mezza era fuori adunanza, che chiamava l'adunanza, che era la stessa cattolica molto presente a Sarche, e il nostro prete. E era le piccolissime, le beniamine, le aspiranti e le altre, non mi ricordo come si chiamava, le purande, e le issime, che le erano cinque. E vanno avanti, ne via avanti, e ne venne fuori, a quell'ora lì, e ne faceva ognuna della sua cosa, della sua aula. Dopo se ne va a giocare, e dopo se ne va francese con maschi e femmine con quei più grandi lì sta l'inverno lo stesso tenevi fuori ma alle 4 ti mandava a casa la domenica sempre Gavino lì sta ne aveva proprio il librettino che ne metteva come ne si comportava e doveva firmarlo i genitori sempre era un librettino gran così viola le ricordo e metteva la data e tiramola e mi ricordo che dopo, quando che fece la radunanza, l'altra non mi ricordo, che erano maschi e femmine, putanti, e in due o tre sezioni sole, invece che si tante. Dopo stiamo da basso, invece quelle più grandi, e lì i femmine insieme, e dopo in processione, venne in chiesa, e non dalla strada, no? Passavano dalla campagna, su sopra al palazzo, e ne venne dentro, ne venne dentro, sì, ne veniva lì e veniva davanti dalla porta d'entrata normale, ma uscire ne tendeva lì così che era il cancelletto, doveva tornare su da lì, perché fin da sei stava su. Era l'asilo, che è ancora adesso, ed era tutta la casa che era per l'azione cattolica, per quelle robe lì. Dopo gli ha fatto il teatro, perché quella roba lì era stata fatta proprio dai contadini che stavano a casa l'inverno. L'inverno, la Fanfani, gli erano tutti su che lavorava. Prima gli ha fatto le mie sorelle, le nate a Torresella, che erano le suore. Dopo quelle le è ritornate a tre, non le più venute fora, e le mie sorelle, le tre più vecchie, le nate là dentro all'asilo. Le sta con la quarta, che le ha cominciato l'asilo là fora. Piano l'era dell'asilo, l'azione cattolica l'era sotto il piano più basso e sopra. L'asilo l'era l'asilo e restava asilo. Mi aveva fatto l'asilo lì, con le stanze di sopra e le stanze di sotto e una piccola cappelletta di sopra. E dopo erano anche i giochi però lì, perché quando gli ha fatto il teatro, gli ha fatto che è una sala lì e il nostro prete ne aveva tolto quel biliardo che però noi non giocavamo, ne aveva tolto il Monopoli, l'aveva tolta la televisione e ne la faceva vedere la prima televisione. Mi ero avuto 6 anni, 10, 12, non so, e mi ricordo che ne faceva vedere la televisione dei ragazzi e dopo si spegneva. Dopo lui l'avrà vista con quei più grandi la sera, perché mi ricordo che diceva chi ne va a vedere la televisione, qualche programma e che l'avrà fatto vedere quei più grandi. Perché lì anche al nostro prete era venuto uno che urlava come matto, mi ricordo il Don Michele, che resta già 20-22 anni. L'ha fatto tante robe, perché era uno che slegnava, perché non ti sapevi, deva botte. Terribili E con pezzi. questi lì, ecco, ne ha sempre portato messi in campeggio, a Capiglio. Se n'ha di tantissimi anni, ne portava dentro, pensate, col camion, come si chiamava qui lì, i strafighi di soprannome. E praticamente, e ne portava dentro col camion, le banchette, col telon sopra. Mi ricordo neanche a venire di ritorno, che era il Sarca, che era il ponte che pareva che il carcasco quel dei Serbi, che dopo gli ha fatto le gallerie da qui. Gli ha fatti smontare e andare via, a pè, dopo venne il camion.
ne portava lei così per 7 mesi, mi ricordo sono i 3-4, 3 anni sicuro a Campiglio, e Nana, dopo gli atto, gli ultimi anni, era lì dentro a Mavignola, in una casa che era, ma sì, che era una piccola cosina, e dopo tenevi su, gli avevano attrezzate le tavole, ma proprio tavole di lei, e aveva le due camere grandi, che dalla banda gli metteva dentro come si chiama, i letti che mettevano delle tende, ma le tende erano quelle che gli aveva recuperate dagli americani, mi sono sprette le va dappertutto, che gli aveva proprio 3 letti, uno sopra l'altro, le era alte, che dopo le aveva già così, sotto gli era il muretto che gli aveva fatto su, dei sassi, e metteva su ognuno un nostro baulette che aveva in drio del zucchero, gli ovi, la cioccolata, la merenda, nella feve noi. Marmellata che aveva io, poi gli mandava dentro sempre le scatole di roba tramite il corriere, gli faceva il piacere il pane, gli mandava dentro da chi e mi su a torno, perché era in giù vicino, che adesso quando l'ho visto anni in drio, ma tanti anni fa, gli dico il me pra bel pra che in fondo che aveva in giù queste due tende, 3 tende, una per i maschi, una per le femmine e una per il pre, che era piccola quella, sempre alta ma sempre, che poi quello stava di sempre, che aveva suo padre Leone che veniva dentro e ne guardava lui, insomma, ma poi era dentro tanta gente grande anche. La maestra, per esempio, quella la veniva sempre dentro, la maestra Irma. E dopo quei più grandi, la gente che aveva una mano, 3 o 4 settimane, fede. Anzi, mi pare che i primi anni feva forse 2 turni. Mi sono sempre andata, mi sono entrata in l'alma, una balda lì, che era sorella del mio cugnato. Che erano le più piccole, non aveva neanche i 6 anni, ne aveva tutto io, ne vendetta a turno, perché i primi anni penso che ne aveva 2 turni, dopo io ho cominciato a farne solo uno. Ma no, no, stai vendendo 3 settimane, 3 sicure settimane, ne venne a Rirogi a lavarne. Ma sì, il prete era un così, però l'ha sempre fatto, anche per il paese, anche mettersi insieme a fare l'asilo e tutto quello, ma dopo l'ha fatto il teatro. Sa dalle mandaturno per quello. Santa Lucia so che ne mandava a dormire presto, che poi non era forse come sempre, che noi voleva ne stare giovasse in cucina, non le lasciava. E mi ricordo che ne faceva anche le fortaie, che le fortaie ne faceva anche normalmente, biscotti anche la faceva a volte. Mi ricordo che metteva un po' mi ricordo i mandarini, che non vedeva, perciò i mandarini, le fortaie, dopo. Qualche giocattolo, noi però, perché mi ricordo, mi non mi ricordo, mi ricordo mia sorella che era più piccola di me, che la aveva la bambola, che era mio fratello che aveva quei cavalotti, non era del cartone per stare, te vedevi, l'era ben fatta come cavalotto, e sono stati grandi così. So che il cavalotto, mi ricordo mio fratello che era grande più di me e che lo portava. Dopo, non so, roba dei dolci, qualche caramella, non lo so. Non mi ricordo bene, so che i mandarini sicuro perché quelli mi restano in testa perché mi piaceva forse. E dopo robette, non so, ecco, le bagigili, come si chiamele, sì, e qualche nos forse, nos, noselle, quelle robe, fazzoletti, sì. Ma anche da anni che ci fa di ancora loro i fazzoletti. Santa Lucia sì, metteva fuori il piatto e ne diceva che passava Santa Lucia, che bisogna andare a dormire presto, perché se non vede le luci non ne porta niente. E sto a carovola, mi pare che ricordo, carovola anche, quelle steche lì, che Sì. gli ne piaceva anche. Mi ricordo Natale invece aveva papà, che veniva sempre in cucina, sia il presepe che l'albero, sempre. E metteva dentro il ciò grosso, andava a cercarlo proprio ben grosso, perché tenere il fuoco per Gesù Bambino, ne diceva. Riscaldarlo, metteva dentro la mattina che era dentro ancora brase grosse perché ne metteva dentro proprio da impienire la fornera, perché il Natale si feva, ma poi anche se ne va a fare la novena, se ne va anche a vedere per esempio fuori a Cesa e dopo si feva. Il Natale era pussentì, ecco, la neve se non me la ricordo è alta anche per tanti lì, eh. Passava con slitona, loro li chiamava, ma la calcava lì bene e la gesteva tanti dì a volte.
So che lui mi aiutava a far sulla strada perché passava poche macchine d'inverno. L'inverno l'era forse più freddo, non so, forse era anche vestiti di menta, non so. Che dopo quando cominciò a mettere le braghe lunghe, forse me l'ha messe, che forse era una signora qui che le regalava, e mi mettevo le braghe lunghe, so che il prete gli ho da dire qualcosa. Che bisognava mettere i vestiti e non i pantaloni. Ecco, invece, non mi ricordo di aver avuto pigiami. Mi ricordo che ne venendo nel letto con la nostra maglietta, che aveva le maglie delle maniche lunghe allora, di lana. Eri ben coperta, forse, Sì. tenivi quella. No, no, noi ne cavavamo fuori. E quando era tan freddo e non aveva per tutti, perché erano in tanti noi, la ne vedeva una bottiglia di acqua calda. Tappata bene, la ne devo una bottiglia da tenerne calda, appena nati nel letto, insomma. Sì. Sì, in inverno famiglia si faceva il tortel, che noi chiamavamo però pinza, a volte la faceva con i pomi, perché la faceva più dolce, e a volte invece con i cicciottoli, che era il resto del maiale, del grasso del maiale che quando lo coseva. E se no, faceva anche le patate col sedano, praticamente coseva le patate insieme al sedano, sia foglia che la ciocca, e poi lo rostiva con l'olio, col burro, non lo so adesso cosa che doprava mia mamma, no? E l'era molto saporito. Poi faceva anche, ecco, gli strudel, mi ricordo che lo faceva sempre solo in inverno, con i pomi. A volte mia mamma la metteva anche un velo di marmellata di prugne sotto, e dopo la metteva sopra i pomi. Lo faceva abbastanza spesso. E i gnocchi la faceva spesso perché era il patate, che in estate era difficile che si trovava le patate, insomma. Poi cos'è che faceva ancora di mangiare? Sì, il pranzo probabilmente, praticamente era quasi sempre la polenta, e la faceva tutti i giorni mia mamma, e anche una bazzina di pane, perché erano in tanti. E la polenta se la mangiava o con i fasoi in bronzol, o con i capusci, che gli metteva dentro qualche lumaniga, qualche toddy scodega. E i capucci, a volte invece faceva le verze, sempre condite con le robe del maiale, se no faceva il giro praticamente, un giorno per sorte, non è che tutti i giorni mangiava la stessa, ma nel giro dei 7-8 dì e tornava a fare il giro La sera invece era più leggera, era o una minestra di verdura o minestra di brodo. E dopo le patate, l'inverno le gara sempre le patate. Noi anche il formaggio che aveva in abbondanza, perché aveva le vacche che portava al casello il latte, e se faceva la caserada a turno, ma chi ne aveva di più la caserada la faceva più spesso praticamente. Gli arrivava la quota latte per fare quel giorno. E allora il formaggio non mancava mai a casa nostra. E difatti lo mettevo in tavola sia a pranzo che a cena. Dopo robe comperate che ne era poche, nel senso che sì, la marmellata la facevamo in casa. E a noi bambini per Popi ne toglieva qualche volta la cioccolata, che erano di quei bidoni, ma molto poco, e siccome erano in tanti si faceva presto anche a finirla. Dopo cosa che era? Ma sì, pasta asciutta non la faceva le tagliatelle mia mamma con i fasoi, pasta e fagioli praticamente. Quelle le faceva anche spessote, perché le veniva belle spesse e le era anche nutrienti, insomma. Gli ovi le aveva, perciò mi faceva fatica. E dopo gli ovi che ne aveva in tanti di quelli, perché però a volte la le vendeva per avergli dolire a tor qualcos'altro.
quel che mancava a casa, non lo so se era salsa, se era qualche. Il tonno, il sgombro, mi ricordo che si mangiava qualche volta. E dopo noi che mangiavamo le trotte, perché aveva un zio, fratello di mio papà, che andava spesso a pesca. Perciò il meglio deva i crauti e qualche lumaca e le ne deva le trotte. Ecco, quelle mi ricordo che le mi piaceva tanto. Forse perché se le mangiava più o meno. Ecco, queste erano le robe più o meno dell'inverno. E i canederli anche a me, mia mamma le faceva, le metteva dentro anche il lardo, che a me non mi piaceva. La tagliava ben fin. Però forse o il pensiero che gli era dentro, o non, ecco, non, e anche quando che la feva i crauti con le scodeghe, mi rimaneva perché mi faceva un po' senso vedere le scodeghe cotte. Ecco, se no, mangiare l'era qui, non è che in eva forco de tanno. E dopo non è che era grandi, sì, qualche volta la ne feva i biscotti, quando che compivi gli anni, i biscotti, la che teneva anche a fare qualche dolce, ecco, strudere i biscotti, torte non me ricordo. Gli ovi, ecco, mia mamma, in primavera mi ricordo che la feva funghi che trovo in campagna, le spugnole, che le era saporitissime, e le feva fettine fine fine con la cipolla. E la che metteva sopra l'off dopo gli ovi. E le era speciali quelle, sì, le spugnole con gli ovi. Le era sì, dei funghi proprio che venivano in campagna, che adesso non ven più, perché il lavoro troppo a fondo, forse, con i trattori, e veniva su vicino alle vigne, vicino alle piante. Ogni tanto mi mandavano della carne dal macellaio che gli aveva lì alle sarche, e se no gli veniva bella mi mandava di ritorno a cambiare, perché magari una putelota gli vedeva su. E allora un parà che quando che me le deva, che diceva: se lei è mossa mi tocca tornare in fora, anche a scuola non si toglieva di io niente. E allora non si mangiava, non era la colazione, no. Se la faceva la mattina, vabbè che forse se metteva alle 11:30, penso, la scuola. Non penso che aspettava le 12, no?